Avete mai immaginato un possibile incontro tra Rosso, il campione di Kanto, nonché protagonista dei primi giochi, e Ash, l'eroe dell'anime? Stiamo parlando di due allenatori che per differenti aspetti sono di altissimo livello, ma chi è davvero il migliore tra i due? In questo video cercheremo di capire, utilizzando alcuni parametri di giudizio, i punti di forza e di debolezza di questi due allenatori, eleggendone infine uno che possa essere considerato di fatto il migliore. Prima di iniziare, tenete però conto di alcuni fattori. 1. Qualunque sia il risultato a fine video, ciò non significa che in una singola battaglia uno prevalga sull'altro, in quanto una singola sfida presenta troppe varianti per prevederne il risultato. Inoltre, un allenatore non è semplicemente un combattente, e alcuni parametri che di seguito vi dirò non riguardano il combattimento vero e proprio. 2. Il video contiene alcune opinioni personali, quindi non va preso come legge universale. Anzi, se la pensate diversamente, vi invito a scrivere un commento qua sotto. Ora enunciamo i parametri di giudizio che andremo ad analizzare. 1. Esperienza generale. 2. Pokédex. 3. Rapporto con la Lega Pokémon. 4. Rapporto con il rivale. 5. Rapporto con i leggendari. 6. Rapporto con i Pokémon. 7. Rapporto con l'organizzazione malvagia. Partiamo con il primo. L'esperienza per un allenatore di Pokémon è fondamentale, in quanto ogni regione fornisce, oltre a nuovi Pokémon, anche tantissime meccaniche di combattimento che contribuiscono alla completezza di un allenatore. Certo, il tempo ha comunque il suo effetto, ma viaggiare per moltissime regioni di certo è più formativo che restare su un monte in contemplazione di un burrone. Nonostante Rosso sia comunque presente in altre regioni, non viaggia per esse, ma partecipa solo a tornei come il Pokémon World Tournament o è presente a edifici come l'Albero della Lotta ad Alola. Di certo dunque Ash ha molta più esperienza sotto questo punto di vista rispetto a Rosso e ciò gli conferisce di diritto il primo punto. Anche se snobbato da molti, me compreso, il Pokédex rappresenta una componente fondamentale nell'avventura di un allenatore e completarlo è uno degli obiettivi del gioco. Esattamente, del gioco. Difatti anche se Ash ha il Pokédex di tutte le regioni, di fatto questo Pokédex è già completo, possedendo infatti tutte le descrizioni di qualsiasi Pokémon che il giovane incontra. Rosso, d'altro canto, ha completato l'intero Pokédex di Kanto senza alcun tipo di aiuto e pur non avendo idea di cosa sia un Bidoof, ha comunque svolto un lavoro di certo più impegnativo rispetto ad Ash e quindi, sotto questo aspetto, vince, diciamo, il protagonista del gioco. Qui c'è da dilungarsi davvero poco. Il rapporto che Ash ha tuttora con la Lega Pokémon non è di certo dei migliori e lo sappiamo benissimo, mentre Red dalla sua parte ha un titolo di campione sulle spalle, il che gli permette senza particolari discussioni di passare in vantaggio. Per questo punto bisogna considerare che Ash di rivali ne ha avuti moltissimi. Quello che ricordo con più piacere personalmente è Paul, un personaggio davvero ben fatto. Ciò nonostante è risaputo che Ash non ha mai brillato eccessivamente contro nessun rivale, da Gary fino ad arrivare ai più recenti, mentre Rosso è quasi sempre stato uno step sopra Blue, tanto da creare la leggenda della morte del Raticate di quest'ultimo proprio per mano del campione di Kanto. Di certo Rosso nei match più importanti ha una carica in più rispetto ad Ash e probabilmente è anche più in grado di farsi rispettare dal proprio rivale di turno. Si aggiudica così il terzo punto allungando le distanze. Forse il rapporto coi leggendari è uno dei punti più controversi dove le posizioni dei fan si spostano di continuo da un personaggio all'altro. Il discorso, secondo me, non è tanto quanti leggendari abbia catturato uno rispetto a un altro, ma proprio il rapporto che essi hanno coi due allenatori. Certo, Red ha catturato Mew e Mewtwo, tra parentesi, Articuno, Zapdos e Moltres non sono leggendari, sono semi-leggendari, ma ciò conta relativamente. Ash più volte è stato scelto da un leggendario, basti pensare a quando riuscì a domare Lugia per calmare i tre uccelli leggendari nel film La Forza di Uno. Insomma, se Rosso cerca i leggendari, trovandoli anche, Ash è in un certo senso cercato dei leggendari stessi, cosa non da poco, e che di certo permette all'eroe dell'anime di surclassare sotto questo punto di vista la sua controparte videoludica.
Per il rapporto con i propri Pokémon direi che non c'è storia. Basti pensare che Ash si è sincronizzato con Greninja, creando un legame di fiducia che purtroppo Rosso si sogna. Nonostante quest'ultimo abbia comunque infatti un rapporto idilliaco col suo team, stiamo parlando per l'appunto di soli 6 Pokémon, forse qualcuno di più. Ash avrà stretto amicizia con una cinquantina di Pokémon come minimo. Nel caso di Infernape o di Greninja, traendo da essi un potenziale devastante che Rosso non ha mai scovato. Così si crea la situazione di parità che precede l'ultimo punto che decreterà la vittoria di uno dei due. Questo è davvero un tasto che per il povero Ash non può che essere dolente. Se Rosso infatti ha completamente smembrato l'intera organizzazione malvagia del Team Rocket da solo, eliminandone addirittura il capo, Ash a distanza di 7 generazioni non è ancora riuscito a togliersi dai piedi 2 citrulli e un gatto parlante. La situazione è dunque abbastanza chiara. Rosso domina quest'ultimo punto, vincendo così la sfida contro Ash Ketchum. Bene ragazzi, in questo video il risultato finale ha deciso che Rosso è il migliore. Voi cosa ne pensate però? Scrivetelo qua sotto in un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando condividete il video con qualche vostro amico e sottoponetelo al vostro stesso quesito. Mi raccomando passate anche dai social che troverete in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività di questo canale e noi ci becchiamo in un prossimo video.